siamo presenti con pattuglie in circuito di controllo del territorio e vogliamo testare tutta la nostra vicinanza alla gente che in questo momento si sta recando presso questo centro per le vaccinazioni. Sono scesi in campo anche i carabinieri in queste ore per dare supporto operativo sanitario e volontario alle prese con le vaccinazioni degli over 80. Il polo di Riese, per esempio, è stato monitorato per tutto il giorno. Un afflusso molto regolare, non ci sono state situazioni di criticità. Ad aiutare spazi appositi per le attese. Con il ripristino anche del capannone esterno, che è molto più protettivo rispetto al marciapiede in precedenza, direi che è molto accogliente, quindi le persone sono tranquille. Tranquillità, inutile negarlo, derivante anche da un altro fattore. Il vaccino che oggi, di cui oggi disponiamo è Pfizer, i problemi li abbiamo viceversa per tutto il bailame che è stato fatto intorno ad AstraZeneca nei giorni in cui abbiamo AstraZeneca. Signora, com'è andata questo vaccino? Beh, insomma, mi sembra al momento bene, dopo non lo so. È contenta di averselo fatto? Sì, questo sì, perché con quel che si sente. Beh, mi sento anche bene. Contenta anche di farlo, però ha pazienza ad aspettare. Paura no, paura di non fatale che punture. E a chi non si è voluto presentare, la signora Norma manda un messaggio abbastanza chiaro. A chi che non viene? A chi che non viene? Dico chi c'è matti.